L'annuncio di una pubblicazione che raccolga i migliori scritti, antichi e moderni, sullo spiritismo, la magia, l'arte ermetica e tutto ciò che viene compreso sotto il nome di scienze occulte, sarà accolto freddamente da un pubblico che condanna senza ponderazione ogni novità lontana dall'ordine delle cose conosciute. Ed è giusto. Io che imprendo l'opera fastidiosa non mi illudo e non aspetto un plebiscito. Educati nelle scuole moderne a disprezzare tutto ciò che sa di anticaglia, l'utilitarismo ci ha inaridita la sorgente dei sentimenti più poetici, la speranza di un ideale che non suoni materia e la fede che, oltre le miserie presenti, un mondo di giustizia vi sia. Così è ad una società di scettici che questa pubblicazione si dirige per convertirla ad una fede dimenticata, se non nuova, vilipesa a torto e calunniata dagli ignoranti che non potettero varcare la soglia dell'Arca Santa. Gli scettici, uomini che dubitano di tutto e principalmente di se stessi, non si lasceranno convertire. Essi rappresentano il volgo di tutti i tempi e di tutte le nazioni. Non credono che ai fatti compiuti, perché non pensano e non accettano che la filosofia della massa, di cui essi sono il numero. Così l'apostolato, invece di trovar fertile terreno nel lettore che cerca libri di diletto, sarà costretto a predicare ai pochi che hanno volontà e costanza di studiare, imparare e provare prima di deridere o vilipendere ciò che non si capisce. In tempi tanto propizi alla democratizzazione di tutte le conoscenze scientifiche, quest'opera diventa aristocratica per il disprezzo della gente che rinnega Dio solo perché, non avendo la fede nell'ignoto, non ha neanche il coraggio di tentarne la conoscenza con la ragione ed il lavoro. Questo volgo è il coro della grande commedia della vita sociale e rappresenta la muta che bracchieri ubriachi scatenano sull'orso selvaggio ricercatore di frutta in una foresta fitta, dove mai il piede dello scettico arrischiò i suoi passi prudenti e dubbiosi. Se tu, che leggerai questo libro della più sublime follia e della più grande saggezza di cui l'uomo sia capace, sei deciso a condannare solo perché ami molto quelle che chiami le tue opinioni, non perdere un tempo prezioso per le tue chiacchiere da caffè. Quest'opera non deve essere né densa né biasimata da chi non la comprende nella sua essenza altissima di scienza unica e vera. Magia, spiritismo, occultismo richiamano intorno a sé pochi o rari studiosi, mentre allontanano tutti coloro che si stimano troppo seri per ritornare armi e bagaglio al medioevo della scienza e della filosofia. I pochi discepoli, gli eletti, sanno che le vicende di tutti i paradossi scientifici hanno approdato alla constatazione della verità quando le dottrine profane si sono sviluppate al punto da intendere verità una volta disprezzate, perché non mature per l'intelligenza del tempo. Potevano accettare i teologi di Salamanca l'esistenza di un continente che Cristoforo Colombo scoprì malgrado le dotte opposizioni di filosofi del suo tempo? E Galilei, che rinnegava per religione ciò che la sua scienza gli faceva, contro il volgo dei suoi tempi, toccar con mano? E Mesmer e il magnetismo animale, tanto combattuto ed oggi accettato come processo terapeutico nelle cliniche moderne? E i fenomeni cosiddetti spiritici? Giorno verrà in cui la verità assoluta, nascosta gelosamente dagli occultisti di tutti i tempi, cadrà nel dominio degli scienziati profani, come il magnetismo animale o ipnotismo. E allora si comprenderà anche l'assoluta ragione per la quale certi veri
che i tempi presenti non intravedono neanche, non possono diventare patrimonio di coloro che non sono aristocrazia dell'intelletto e della virtù. Per ora, ai pochissimi che leggeranno quello che raccoglierò, non domando che il sacrificio di non condannare senza la coscienza di far cosa giusta. Ma lo scienziato, citato dalle gazzette come un miracolo di perspicacia moderna e di sapienza indiscussa, guarda commiserando il giovane che crede e gli parla col tono dei grandi luminari del secolo. Figliolo, tu sei o pazzo o suggestionato isterico? Meglio, o mattoide o imbecille? Degenerando le virtù dei tuoi padri, tu hai ereditato la fede nell'ignoto e nell'impossibile. L'assurdo ti seduce, perché la tua è nevropatia. È umore di femmina in corpo di maschio. Il tuo assurdo è Dio, il Dio chimerico dei primitivi eroi, il Dio cristiano cattolico e biblico insieme, il Dio delle fate e delle meraviglie. Svegliati. È un sogno piacevole che io dissipo dai tuoi occhi. È la fairy fantastica e deliziosa che io ti rubo, ma io ti faccio uomo. E ciò che più importa, uomo dell'avvenire. Il giovane sorride e l'altro continua in cadenza magistrale. Un Dio esiste, uno e senza trinità. Questo Dio è la scienza moderna. La verità provata dall'esperienza è l'unico certo che ci sorregge e guida. Ogni altro Dio si dilegua alla luce della prova scientifica. Tutto è materia. Materia il mondo, materia la vita, materia la ragione. Una combinazione chimica alimenta la lampada della ragione umana, il grande meccanismo del corpo umano. Il pensiero è l'ultima sublimazione della digestione. Il giorno verrà in cui la scienza saprà dirci quante bistecche equivalgono ad un sonetto di Petrarca a Laura. Più in là dei sensi, migliorati dagli apparecchi meccanici sensibili, non trovi che il vuoto, cioè la follia. Il credente sorride. Il maestro ripiglia. Non ti dirò che il tuo Dio è stato lo strumento dei preti di ogni epoca per corbellare gli ignoranti. Questa è storia rancida. Ti dirò solo che è servito ai pittori ad imbrattare le volte delle chiese, dove tra l'incenso e l'organo l'assurdo pare realtà. Ed ora che il mondo è cambiato, gli stessi imbrattatele il tuo Dio lo pospongono ai santi, che fa miglior figura del Padre Eterno. Tanto i martiri religiosi sono la rappresentazione plastica dell'assurdo divino e tengono celle e sembianze di matti. Favole, favole questa divinità che nessuno ha viste mai. Tu credi? E l'hai mai scorto e sentito questo Dio? Né ti domando se hai mai visto un'anima. La tua, te la senti nel torace o nel cranio? L'hai forse toccata con mano? Mettila fuori. Te la voglio analizzare in una provetta. Povero scemo. Non sorridere. Se me la cavi dal fodero la tua anima di pazzo, io ti dirò che mi hai fabbricata un'impostura. Due gocce di cianuro di potassio sulla lingua e si dà lo sfratto all'anima, mentre il corpo ritorna grasso concime della terra, fino a quando i municipi non adotteranno i forni crematori per le carogne umane. A sentire il dottore delle nostre università ammonire in tal modo, la schiera dei credenti si assottiglia. L'anima è un'impostura. Ecco la tesi. Quale eroe non volterà le spalle a questa minaccia orrenda della scienza scettica alla follia di un uomo che crede? Potrà qualcuno provare alla scienza scettica, che non si allontana dalle provette e dai crogiuoli, che un'anima sola esista per ottenere il controllo ufficiale a questa che la scienza chiama poesia della materia bruta? V'è un'altra ragione che impedisce a colui che veramente sa di dimostrare ai ciechi di che vivido azzurro è il cielo dei poeti. Viceversa è il dottore, il quale, pur pretendendo che altri li porti ad analizzare un'anima, non ha tanta virtù elena di studiare la sua senza esporla agli intacchi dei reagenti acidi e al caldo del fornello chimico. La scienza dei nostri famosi dottori è unilaterale. Essa studia la verità analiticamente, sotto un aspetto o una faccia sola.
I dottori, che non si adattano a provare tutti i lati della verità, mostrano di avere un concetto molto povero della scienza. In Francia e in Inghilterra, e più in Germania, il fiore dell'ingegno contemporaneo passa spesso dalle università scettiche alla conoscenza della sapienza occulta. È il movimento che si crea spontaneo, secondo il genio delle razze, e che per fatalità storica deve perpetuare, attraverso le tenebre del volgo, la fiaccola che i magi di Oriente videro nella stella pentagonale quando l'iniziazione cristiana doveva ribattezzare e assorbire la pagana. Nelle Americhe muta forma e processo, ma il mutamento è più generale, perché nella terra scoperta da un genio italiano si è meno orgogliosi dei pregiudizi volgari e un buon medium converte ed avvia ad una nuova via sapienti e studiosi seri che la verità intravista insegna a tacere. In Italia solo io trovo separato da una muraglia ciclopica il volgo che dottrineggia e sproposita ufficialmente e i sapienti iniziati che, stretti nel classicismo della forma antica, si confondono con gli ignoti e muoiono al mondo vivo nell'isolamento più completo e sconfortante. Direi che l'Italia è cosparsa di romiti. Qui non prosatori, non poeti, non apostoli. Qui non è facile picchiare alla porta dell'arcano e domandare, come ai tempi egiziani, un maestro o una guida. Qui non pompa esterna, qui non riti abbaglianti. Scarsa ed ignorantissima la massoneria. Il suo tempio è profano fra mille simboli sacri, sacrilegamente interpretati. Qui ancora degli ingenui che domandano se sia vero che un tavolo giri e, strano a dirsi, nella patria delle Sibille, le donne domandano se la profezia è possibile. O, ombre dei primi rivelatori delle scienze sacre dei greci e dei latini, nella classica terra della sapienza arcana dei pitagorici, rinvenite a contemplare quanta ingenuità circonda ed allieta il cervello dei nipoti forviati dai nuovi luminari della fede moderna nel microscopio e nella chimica. Venite, sentite come si insegni e si traduca nelle scuole il classico sermone di Omero e come si tenga in pregio Aristotele e Platone e come si comprenda Virgilio e come Orazio e Tibullo, Properzio, Catullo, Stazio. Venite e fate che spolverino la natura degli dei di Cicerone e riflettano in Ovidio la cecità della mente nei fasti di luce. Questa pubblicazione tenta di raccogliere l'attenzione dei pochi eletti sulle scienze morte al mondo moderno e di parlare alla coscienza di coloro che sono imparziali il linguaggio delle utopie e delle fantasie di tempi remoti. Si chiama Mondo Secreto, avviamento alla scienza dei magi, perché la magia, tanto vilmente calunniata nel linguaggio volgare, è la scienza dell'assoluto, la perfettissima sapienza sintetica che, attraverso il mondo dei miscredenti, ha conservata la chiave di verità che il volgo imperfetto deve ignorare. La magia fu chiamata arte sacerdotale ed arte regia, perché chi ad essa si dedica intero non può essere che o un sacerdote, per vocazione della verità perfetta, o un sovrano delle grandi forze che governano la vita dell'universo. Comprendo che queste definizioni meraviglieranno chi è vissuto e vive in ambiente che considera la magia come l'arte di giocare i bussolotti o fare dei giochetti di illusione di fronte ad un pubblico ingenuo o curioso. Il tono serio col quale io parlo di questa magnifica scienza dell'assoluto farà domandare a chi delle moderne teorie scientifiche è pieno se io parli da senno o non mi prenda gioco della pazienza del lettore. È tanto arduo il compito di questo apostolato che, dove non ti prendano a sassate,
come un adultero nel senso comune e della modernità della scienza nell'arte, certamente a secchi tenteranno di versare il ridicolo sull'apostolo e sull'opera sua. Ma io, che non ho alcuna ragione per vendere menzogne al pubblico degli studiosi, insisto. Non scagliate la prima pietra se non siete sicuri che la vostra educazione all'incredulità non sia un errore. In quanto alla sincerità di quanto prometto, non basta credere per rispetto o fede, bisogna aver fede e tentare. Strana scena. Un giovane materialista che crede nella chimica che decompone e nella ragione che rinnega ogni invenzione falsa, chiuso nel laboratorio dell'esperienza sulla materia, è invitato a far la parte del dottor Faust, da un diavolo del Medioevo munito di un bel paio di corna e di una figura seducente in maglione paonazzo, come nei melodrammi diabolici di Gounod e di Boito. Canta Mefistofele e promette gioventù, ricchezza, amore e vittorie. Il dottor Faust non lo invoca. Il dottorino di oggi non può invocare, lui che crede nella sola sapienza ufficiale, il demonio assurdo delle leggende del Medioevo tedesco, pieno di nebbie, di stregonerie, di pazzie. Mefistofele se ne va, seccato come un tentatore senza fortuna, ma Faust domanderà alla chimica quello che non ha voluto prendere dalle mani dell'assurdo che cantava l'utopia. Credete al diavolo? Credete alle ombre dei morti? Credete agli angeli e alla parola di Dio? Ma è un atto di fede che bisogna fare? No, è una prova che bisogna tentare. Io non vi dico credete, vi dico provate. Ma non provate se non avrete né pensato né studiato, se no fallisce la prova. E non saranno falliti né Dio, né il diavolo, né gli angeli, né le ombre dei morti. Sarete fallito voi che non avrete saputo ottenere la prova di tutto ciò che è fuori di voi e che voi non credete e non vedete.